Questa sera incontro con i militanti della Lega, mi auguro ovviamente che ci possa essere una ratifica rispetto alla disponibilità che ho portato ai leader di centrodestra provinciale. Cominciamo a discutere di questioni di natura organizzativa e programmatica. Chiaramente in queste ore ho avuto modo di interloquire con tante persone che mi hanno chiamato e adesso bisogna mettere insieme le idee, le persone che hanno dato disponibilità e cominciare operativamente la campagna elettorale. Già sabato mattina sarò presente ad alcuni gazebo delle forze che sostengono la coalizione di centrodestra e quindi partiamo a testa bassa, convinti nel poter offrire un'offerta politica alla città, alternativa a quella del centro-sinistra. Abbiamo circa 100 giorni davanti alle elezioni amministrative e cercheremo di impiegarli al meglio. Oggi hai incontrato anche gli alleati, giusto? Oggi ho incontrato gli alleati, hanno mostrato apprezzamento per la disponibilità della candidatura e quindi siamo assolutamente in sintonia rispetto a trovare delle azioni che possano portare un valore aggiunto a tutta la coalizione affinché possa essere la nostra azione penetrante nella società varesina e anche coinvolgente rispetto alla comunità della città e quindi ci auguriamo che appunto il nostro impegno possa essere apprezzato dalla gente. Si erano fatti dei nomi prima della tua candidatura, come Merletti, come Zocchi, pensate di coinvolgerli nella campagna elettorale? Sono persone assolutamente degne e direi che possono essere assolutamente un valore aggiunto per tutta la coalizione di centrodestra. Sicuramente nei prossimi giorni li chiamerò, perché tutti coloro che hanno mostrato disponibilità in questa corsa, in questa battaglia, sono sicuramente persone meritorie e meritevoli di attenzione. Ritengo sempre che i risultati di una squadra maturano insieme, così come anche i risultati negativi, ma credo, insomma, le prime ore sono sicuramente state di buon auspicio, assolutamente positive, credo di poter condurre l'inizio di questa campagna elettorale con uno spirito, diciamo così, abbastanza sereno per poter guardare ai prossimi giorni, alle prossime settimane con tranquillità rispetto allo sviluppo di una azione programmatica e di campagna elettorale adeguata alla città.